Allora sei stata violenta. Intanto colgo l'occasione per ringraziarvi di partecipare a questo nostro incontro pubblico. Abbiamo prima fatto vedere alcune immagini dell'archivio dell'audiovisivo del Movimento Operaio. Abbiamo qui nel tavolo della presidenza la mia Luigia Pasi, della segreteria nazionale di Sincobas, Bruno Dallari, giornalista, Augusto Rocchi, segretario della Federazione Informazione Comunista della Federazione di Milano e Annibale Lappiani del Social Forum di Appiani. Il volantino che era scritto ciononostante siamo convinti che questo evento qua abbia avuto dei risultati. Innanzitutto si poteva davanti a un assieme a tutta una
parola, non ce la sentiamo di dare ragione, nel senso che è servito e nonostante la manifestazione che c'è in atto, quindi il referendum ha portato però una ventata, diciamo, di movimento verso determinati incarichi in una condizione di assoluta subalternità. Italiana è al 6%, è molto più alta perché conta nell'euro che da noi sappiamo benissimo che ci sono delle metodologie di calcolo. Oltre a una tassazione che c'è stata rispetto ai salari, che è aumentata in maniera considerevole. Diverse sono le voci che si sono sommate, dalla funzionale ISPE, dalla funzionale regionale, a tutta una serie di cose che vediamo. Dello stato fiscale, diciamo dei contributi del sede dei lavoratori fiscali, da quello che nei nostri conti non raggiungeva l'obiettivo che volevano, che non è vero che sono diminuite le tasse. I lavoratori della Fiori hanno calcolato che anni sono circa 916 euro la perdita di potere d'acquisto dei salari. Quindi 916 euro sono a dire che oggi come oggi, 16 anni fa, un lavoratore lavora. Una condizione che impedisce ai lavoratori stessi di potersi esprimere, di poter arrivare a decidere su quelle che sono le loro condizioni.
cambierà la sua vita. Questo sta a significare che se io faccio un esempio banale, studio un istituto tanti altri volte, lo sono via sentito, però continuo a ripetere. La parola tocca ai lavoratori rispetto alle decisioni che vengono in maniera che possano essere protagonisti decisionali. Lo svuotamento delle decisioni attuato tutta una serie di leggi, regimi, accordi che sono stati fatti e possa per cui il ritorno, diciamo che l'esempio magari la banca può essere stata anche la prima azione, se hanno fatto una piattaforma, è passata andata nei luoghi di lavoro, questa piattaforma qui, poi dopo approvata, è stata presentata di queste rivendicazioni. Per cui la democrazia dei luoghi di lavoro, quindi una legge sulla rappresentanza, fa parentesi, vale la pena io non la voglio citare come esempio, ma dei lavoratori, tali accordi non sono validi. È una cosa che sì, è una cosa insomma minima, essenziale, non è una cosa da prendere ad esempio, però è migliore rispetto alla cosa dell'altro. Io non credo che sia quella la cosa da fare, vorrei dire che sono delle cose da fare. Il 55% del sindacato, ma veda, i lavoratori stessi tramite un referendum certificato che decidano su quelle che sono le piattaforme contrattuali e i contratti. Questo devono essere le basi minime per poter dovrebbero essere queste sulla precarietà di un no secco a quella che è la legge 30, un no secco, un ritorno, un rilancio di quello che è l'assunzione a tempo indeterminato, sui salari, sarebbe opportuno ristabilire dei meccanismi che in qualche maniera il potere d'acquisto. E per quello che riguarda la democrazia dei luoghi di lavoro, una legge sulla rappresentanza che dedichi a rappresentanze molte a tutte ai lavoratori stessi e quindi dia loro la possibilità di poter esprimere sui contratti che vengono citati. Allora, io credo che sia tutti i compiti oggi principali della sinistra antiliberista e comunque della sinistra di alternativa in questo paese, quello di accogliere il posto. La Confindustria, per essere chiaro, il programma di governo lo scrive la Confindustria a parte, lo scrive Berlusconi. Si muove in un ambito internazionale ben preciso, insomma, è il tentativo di smantellare lo Stato sociale, di ridurre i diritti dei lavoratori. Diciamo così, la trasformazione di una situazione italiana, della realtà sociale italiana.
qualcosa di molto simile a quello del modello americano, dove non c'è diritto di organizzarsi in sindacati se non dentro le singole fabbriche, dove di fatto la coesione sociale non esiste, questo è accompagnato da un percorso, secondo me, anche di impoverimento reale delle classi lavoratrici in atto, quindi da una distruzione del potere d'acquisto dei salari, e quindi di riproporre a livello nazionale una scala, diciamo così, io la chiamo così. Non è un caso che questo governo si sia affrettato a fare leggi sulle condizioni fiscali che di fatto hanno tolto le tasse ai ricchi e l'hanno tenuto uguale a quelli che stanno sotto, cioè quelli che hanno reddito fisso e lavoro. Collegato a questo, io credo che esista tutta una rete di diritti legati al mondo del lavoro che tendono comunque a scomparire. La legge 20 non è la prima questione. No? Lo stesso ruolo del sindacato mi esce fortemente ridimensionato dopo questa operazione, lo stesso patto per l'Italia firmato dalla CISL e dalla UIL propone di fatto tutto il discorso del collegato bilaterale, un ruolo del sindacato, della politica del sindacato, ma in mezzo. Io su questo non ho dubbi, io non ho dubbi che il conflitto centrale rimane quello tra capitale e lavoro. Alla luce di questo conflitto noi possiamo leggere tutto il resto. Se non abbiamo ben chiara questa cosa, rischiamo, secondo me, di avere delle visioni molto, molto strane del Stato. Prendiamo dei pezzi, prendiamo la giustizia, prendiamo altre cose. Perché di fatto ci viene a pensare, andiamo solo a pensare, al meccanismo dell'articolo 11, nel momento in cui chi governa il mondo in una logica neoliberista come Stati Uniti d'America decide di fare le guerre, tutti quelli che sono comunque le province di questa realtà a condizione americana si adeguano a questa cosa, a questa logica militare. Così come si tenta di smantellare la Costituzione e di far sì che comunque sia il singolo cittadino, no? Chi rappresenta le sue organizzazioni, le cose che hanno lo stesso Parlamento, guardate soltanto questo problema del fatto che il leader, quello che è eletto dal popolo, praticamente tutti in mano, questo è quello che non appartiene alla struttura. Allora io dico due persone. Oggi è una battaglia, quella della FIO, sulla quale noi ci giochiamo praticamente molte cose. Se la FIO non riesce a passare, quindi metà le greggi in Italia non riescono a passare, ma tenendo in piedi il discorso della contrattazione nazionale, ma tenendo in piedi un discorso di un sindacato dei lavoratori che comunque risponde ai lavoratori, si rischia di tutto l'Italia. È successo, me lo sono spaccato di quello che succede, un'aggressione vera e propria, nel senso che 12 organizzazioni imprenditoriali, tra le quali spicca la Lega delle Cooperative, hanno fatto un cartello contro gli scioperi della FIO, dichiarando, assieme a Pere Meccanico, che ha fatto questa proposta, che la FIO praticamente è contro le decisioni del contrattuale, contro l'azienda della provincia. Noi abbiamo, secondo me, e io dico questo proprio come appartenente anche a il movimento, soprattutto un movimento completamente non global, abbiamo il dovere di sostenere la FIO. Questo è una battaglia. Dobbiamo farlo con tutti i mezzi, dando visibilità alla FIO, sostenendo la sua battaglia, opponendoci a questo tipo di campagna, perché qui c'è tutto il problema dei giornali, della stampa, cioè per qui non è successo niente di simile neanche a Bologna. A Bologna sono stati quasi tutti, alcune realtà. A Reggio Emilia
Federmeccanica è riuscita a coalizzare, basta pensare che il voto della provincia si è espresso a favore della FIOM, il Consiglio Provinciale della Reggio Emilia non hanno votato a favore di questa cosa, questo è un dato di fatto. Noi abbiamo chiesto, attraverso il dicembre, compagni di fondazione, un ordine del giorno che è stato la provincia di Reggio Emilia. Nel comune passato così c'è stato. Cioè, questo significa che c'è una vera e propria che può di maggioranza quando si parla di sostegno di certe cose, dei lavoratori sono dei lavoratori che non esistono più, i lavoratori abbiamo visto che esistono come, eh? E quindi c'è una battaglia di questo. Io credo che sia prioritario questo, come prioritario avere, e concludo, una cosa chiara. Chi va a sostituire Berlusconi non va, perché diciamo più Berlusconi e chi dice, no, non è vero, chi va a sostituire Berlusconi deve avere cose ben chiare. Allora, il modo del lavoro. Eliminazione della legge 30. Non si toccano le pensioni, non si toccano le pensioni, si rilancia lo Stato sociale, perché qui c'è bisogno di pubblico, bisogna dirlo chiaro e letta, c'è bisogno di pubblico, perché la gente chiede intervento pubblico per quel che riguarda asili, anziani, queste cose, c'è bisogno di una legge sulla rappresentanza in maniera seria, seria, voglio dire, negoziata fra le parti, in maniera molto seria, ma se non ci sono queste cose in un programma minimo della sinistra, credo che sostituire Berlusconi rischiamo, io lo dico molto francamente, perché siamo in questo ambito, di avere una destra più moderata, ma comunque una destra, perché alla fine andiamo a fare alcune correzioni a quello che ha fatto Berlusconi, ma non fermiamo la sostanza. No. Grazie Annibale. Adesso lascio parlare a Luigia, perché anche allora, un po' a tutti i Berlusconi, intanto, come dire, volevo contestare tutti voi la mia promozione, perché vedendo filmato sull'Alfa, essendo praticamente nata di all'Alfa, peraltro abitando di fianco ai cancelli che si vedevano anche come casa propria. Sono sempre convinto per l'Alfa la promozione nel vedere dei posti e soprattutto i compagni di lavoro. Mi verrebbe voglia molto di parlare dell'Alfa perché la situazione di questa fabbrica è dentro la questione metalmeccanica in generale, ma oserei dire di più anche rispetto alla questione lavoro in Italia, è abbastanza paradigmatica, visto che la vicenda, anche se è tornata alla ribalta l'anno scorso e non si è conclusa bene e non si sta concludendo bene, né per l'Alfa né per gli altri strumenti Fiat, però è una vicenda iniziata ormai 15 anni fa e, come dire, purtroppo stiamo portando con un'agonia lunga questa situazione negli strumenti Fiat in azienda particolare. Do però una notizia importante, è dell'altro ieri una sentenza del Tribunale di Milano che reintegra 50 lavoratori che tra le centinaia i primi 50 vengono reintegrati e la sentenza esecutiva quindi rientreranno al lavoro nonostante tutti i casini della Fiat e nonostante quello che è successo in questi mesi, perché a fianco alla lotta sindacale, pur non prendendo invece la questione della magistratura come questione prioritaria, abbiamo, io non più perché non sono all'Alfa, ma ci sono le varie organizzazioni sindacali, hanno intrapreso anche la via delle cause legali per poter accedere al reintegro. Parto da qui un po' per dire che, essendo io del Sincova, sembrerà strano, ma sono d'accordo completamente con chi mi ha preceduto, sia Rossano che mi chiama il nome Annibale. Sono d'accordo completamente, però a tutti vorrei chiedere di fare una riflessione per tentare di passare un po' da quello che diciamo, tutti siamo d'accordo in questo momento, in discussione assolutamente quello che personalmente, come dire, spendiamo anche come energia per portare avanti le lotte rispetto ai diritti dei lavoratori e più in generale rispetto alla dignità delle persone, ma poi bisognerà, secondo me, prima o poi fare anche dei bilanci su quello che si porta a casa e su come si costruiscono le cose. Questo lo dico perché entro subito con un po' le mani nel piatto rispetto alla fiamma delle cose che devi sentire da lì. Allora, non solo, come dire, tra virgolette sosteniamo la valenza della lotta della FIOM, pur essendo le Sincova e avendo fatto anni fa la scelta di uscire da questa organizzazione,
la questione salariale, la questione della valenza del contratto nazionale, la questione della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro. Io dico finalmente, perché purtroppo le cose di cui oggi Annibile, le cose che oggi Annibile si descrive sono le cose che succedono al sindacalismo di base in genere, non dico solo su Covas, da 10-15 anni a questa parte. E molte di quelle cose in questi anni sono stati agiti anche dalla FIOM in quanto organizzazione o da singoli dirigenti all'interno dello Stato. Chiusa la parentesi, nel senso che di questo non voglio fare una questione, però voglio porre, come dire, un ragionamento per cui se si è d'accordo sui contenuti bisogna andare avanti nei contenuti, e per questo che si incontra, pur essendo un'altra organizzazione, non si distingue nella scelta della data, no? Perché vogliamo, come dire, interloquire con il massimo dei lavoratori possibili, e quindi saremo come metalmeccanici in piazza il 7 novembre sullo spostamento dello stato della piazza, quindi dal 17 ottobre al 7 novembre, con un'edizione anche nostra dello sciopero, ma utilizzando questa questione del contratto dei metalmeccanici per porre il problema generale, che dentro questo contratto dei metalmeccanici si gioca esattamente la valenza di una contrattazione nazionale in Italia, per quanto si facciano i contratti nazionali in tutte le categorie ultimamente, per cui in mezzo ai lavoratori spesso e volentieri, quando arrivi al contratto nazionale in qualsiasi categoria, il conto è quanto ci serve questa volta. Questa cosa viene avanti così da 10 anni. Nonostante questo, il fatto di avere ancora formalmente un contratto nazionale e il fatto che tramite la legge 30, le cose che ricordava Rossano, e tramite, come dire, una politica di espropriazione da parte del governo nei confronti dei lavoratori e delle loro rappresentanze, si va a mettere in piedi una politica di relazioni industriali e di rapporto tra lavoratori e padroni in cui la soluzione ultima è il contratto individuale, che è la fine della legge 30, che è la fine del libro Maroni. Poi potremmo vederlo tutto bene al suo interno, e se salta il senso del contratto nazionale, in generale, non è una questione di sigla, è proprio un senso di fare sindacato, salta la possibilità per i lavoratori di fare sindacato, cioè in termini, come dire, ottocenteschi, di mettersi assieme per difendere i propri diritti, che è una cosa che oggi è in ballo ed è una cosa che dovrebbe interessare tutti quelli che pensano di essere persone democratiche, non dico di sinistra, persone democratiche. Perché se c'è stato in Italia e in altri paesi anche una legislazione dove, mettendo sulla bilancia il padrone e il lavoratore, ha cercato di favorire, per esempio, tramite alcune leggi che stanno ancora in essere forse solo formalmente, i lavoratori, come dire, leggendo che c'è una differenza di peso tra il singolo lavoratore e il singolo padrone, no? Allora, questa cosa qui, tramite le cose che dicevamo prima e che sono legate poi e sono figlie della concezione dei nuovi trattati a livello europeo, e quindi di una concezione che tocca l'Italia ma che tocca tutta l'Europa, quel ragionamento lì salta del tutto, salta tramite quello che è la fine che vogliono intravedere, che è il contratto individuale. So che mi spiego un po' con una chiave, ma non è che ho preparato una relazione vera e propria. Però volevo riflettere un po' su questa cosa, per cui in questo senso, per noi del Sincovas, senza nulla togliere né alle differenze né alle storie, nessuna analisi del perché si è arrivati in determinate condizioni, quindi senza nulla togliere neanche alle responsabilità, c'è una forte come dire, determinazione nel fatto, per esempio, di scegliere di fare lo sciopero nello stesso giorno, così come c'è una forte determinazione, per esempio, di scioperare con lo sciopero generale il 24 e non rinvenire altre date. Questo per il senso che dicevo prima, però i contenuti sono importanti. Allora, tornando per esempio alle pensioni, che sembrerebbe il titolo dello sciopero generale 24, noi sosteniamo che il 24 è un primo passo, verso quello che potrà essere uno sciopero generale vero di cui questo paese ha bisogno. E non solo e non unicamente, perché sarebbe del tutto insufficiente e deviante per battere Berlusconi. Se cade Berlusconi io sono la prima a essere contenta, ci mancherebbe altro. Ma il problema non è soltanto spazzare via questo governo, il problema è spazzare via questo governo che è il mero esecutore delle politiche liberiste decise a livello mondiale, decise a livello europeo, e il 4 ottobre eravamo a Roma a contestare un trattato costituzionale europeo che distrugge la nostra Costituzione e che distrugge soprattutto quella che è
Allora, tutte queste questioni che finiscono sostanzialmente in questa legge 30, che non capisco perché, come dire, ci sono i decreti applicativi, non è ancora uscita sulla Gazzetta Ufficiale, forse hanno qualche problema di giornata, no? Perché normalmente escono subito sulla Gazzetta Ufficiale una volta che le cose sono decise, e invece stranamente i decreti applicativi ci sono ormai penso da un mese, il decreto applicativo non tanto il varo e il voto della legge, e sulla Gazzetta Ufficiale non è ancora uscito. Allora, se questa è la situazione che porta noi tutti, a partire dai lavoratori, ma che è un riflesso immediato sulla società in genere, ad avere la precarietà, certo come precarietà del lavoro che diceva prima Rossano, ma diventa la nostra vita precaria, la nostra vita, nel senso che quel tipo di impostazione e di organizzazione del lavoro porta ognuno di noi ad essere una variabile dipendente del mercato, ognuno di noi persona fisicamente e mentalmente come variabile dipendente di questo cavolo di mercato. Allora, su questa cosa qui bisogna fare una campagna culturale di indignazione, perché io non sono più una persona, non ho più un valore, persino i preti, quello che c'era lì che parlava prima ai lavoratori dell'Alfa Romeo, persino i preti devono indignarsi su questa cosa, a partire dalla loro concezione, che probabilmente non è la mia. Ma quando una persona come concezione diventa soltanto una variabile dipendente del mercato, e quindi il suo valore non è quello di persona, ma è meno di una scatoletta di tonno, o è meno della merendina della Ferrero che, che altri compagni di lavoro stanno producendo, allora qui non ci sono più termini che tengono. Non ci sono più termini che tengono. Se questa è la situazione e se siamo d'accordo, apro, come dire, lancio, anche in termini un po' provocatori. Allora, lo sciopero del 24, indetto da CGL e CGL UIL in questa situazione, io lo vedo, e dopodiché, come dire, noi abbiamo dichiarato autore di sciopero, ma dentro una piattaforma complessiva e non solo sulle pensioni, perché sono solo un pezzo le pensioni di questo quadro generale, no? Io lo vedo come un passo per costruire uno sciopero generale davvero, perché se rimane quello che è, con le aperture che fa il governo rispetto al nuovo tavolo in discussione, e cioè tornare al giorno 23, quando probabilmente si poteva andare a firmare qualcosa su questa riforma delle pensioni, a parte di CGL e CGL UIL, io lo vedo semplicemente, se fosse solo così come adesso, il sostegno di Pezzotta, che mi piace, per lui che ha preso i pugni e le porte in faccia da Berlusconi, no? Ma che se non avesse preso la porta in faccia con la dichiarazione a reso limitate, probabilmente avrebbe firmato dopo tre giorni. Queste cose, almeno tra di noi siamo qui poche, possiamo permetterci, diciamoci chiaramente quando pensiamo. Allora, se il 24 per tutti noi è un avvio per costruire una situazione in crescere rispetto alla costruzione di una nuova visione di quello che ci vorrebbe davvero, allora, come dire, ci stiamo non soltanto sulla data. Se invece rimane, come dire, la possibilità di rilegittimazione di qualcuno per andare a firmare a quel che sia tavolo, in questo senso diciamo che anche l'Alfa Romeo è la climatica, no? Da questo punto di vista, allora probabilmente non ci siamo. In questo senso sono d'accordo sulle conclusioni di Annibali, che chiunque ci sia, ammesso in un concetto che riusciamo a spazzare via Berlusconi, il problema non è se c'è il governo amico o il governo non amico, per dirla fuori di denti. Il problema è che su queste cose si prendono delle decisioni. Allora la legge 30 è tutta.
abbiamo una possibilità di ricordarci nuovamente e di farci sentire. Ho portato un piccolo spot pubblicitario anch'io, questo giornalino, se volete, è un modo per sostenere un'esperienza e quindi è qui in vendita. Chiudo sulla questione del social forum, siamo attivamente implicati nella costruzione del social forum europeo. Dopo questa manifestazione del 4 ottobre a Roma per contestare la CIG, siamo impegnati adesso per andare a novembre a Parigi a fare il secondo social forum a livello europeo, dopo quello che c'è stato a Firenze l'anno scorso. Sappiamo che dall'Italia sarà difficile portare, come dire, tanta gente così come si è verificato l'anno scorso per Firenze, ma continua quel filo. Anche da questo punto di vista, il 4 ottobre abbiamo messo un seme per la costruzione di un'altra Europa, tornando un po' alle cose che dicevo all'inizio, e a novembre sarà un momento anche di contestazione, ma anche di elaborazione comune tra tutti quelli che in Europa vogliono ancora un'Europa diversa da quella che ci vogliono prospettare con questo trattato. Grazie Luigia. A questo punto diamo la parola a Luca Rocchi, che è segretario della Federazione di Milano, quello che sia tra i più grandi d'Italia in questa federazione. Dopo le giovine. Ma è evidente che sarebbe inutile dire queste cose che non deve essere utilizzate a te, però io cercherò di collegare questo problema a quello che loro pongono, al problema che loro hanno giustamente per ruolo, hanno un'operazione sindacale. Ma io sono dirigente politico e il nodo è il rapporto tra questi movimenti e la politica. Questo è il nodo che abbiamo fortissimamente aperto oggi. Per farlo bisogna capire che l'uomo è natura. Se non ci fermiamo sulla natura e la qualità della crisi e di alcune cose che stanno venendo, non usciamo fuori. Noi siamo di fronte all'esplosione di una crisi della globalizzazione. Una crisi pesante, l'incapacità della globalizzazione di affermarsi come capacità di risposta con consenso. Tant'è vero, la guerra è un modo per imporre un modello al di là della capacità di rispondere ai problemi dell'umanità. Solo 6-7 anni fa ci descrivevano come il Bengodi e invece la globalizzazione non è stata in grado di garantire una crescita e una distribuzione della crescita, che è il modo poi su cui tanti popoli invece hanno un arretramento delle loro condizioni, addirittura di posizioni di modelli economici a distrutte economie già povere che comunque almeno esistevano sul livello della sussistenza. Se noi pensiamo a quello che è scoppiato a Cancun, e perché Cancun non è stato in grado di arrivare, e perché i movimenti da una parte, ma il cosiddetto G21, cioè 21 paesi, non i movimenti solo di quei paesi e così via, hanno capito che imporre la globalizzazione, cioè il libero mercato, l'economia, i vincoli del libero mercato nel loro paese vuol dire andare alla miseria totale. E uno come Lula, che vince le elezioni in Brasile, sa una cosa molto semplice: se vuol tentare di dare una risposta alla povertà del suo popolo, la prima cosa che ha da fare è mettere in discussione i vincoli mondiali della globalizzazione, se no non ce la può fare. Allora su questo bisogna che si cominci tutti a ragionare. Secondo, è in crisi la globalizzazione, ma in crisi la globalizzazione in entrambe le facce che abbiamo conosciuto. La faccia del liberismo spinto deve arrivare a inventarsi le guerre. Ormai io non so che cosa più bisogna uno, perché io, cioè, in questo paese ci sono delle rimozioni stranissime anche nel dibattito politico in Italia. C'è un padre così a spiegarci che quando c'erano le armi nucleari, che le armi di distruzione di massa, oggi Bush dice, ma no, io sono andato là semplicemente perché non era affidato per me. Lo dice pubblicamente, e nessuno che gli dice, ma delinquente, ma c'è portato una guerra spiegandoci altre cose. Guardate la rivolta dell'opinione pubblica in Inghilterra sul fatto che Blair viene considerato un bugiardo perché avrebbe spiegato all'opinione pubblica inglese che il motivo che c'era le armi di distruzione di massa, no? Quindi,
sul versante del liberismo spinto è talmente in crisi la globalizzazione e quell'idea che si usa la guerra inventando le bugie per affermare un modello, un dominio. Ma è stata in crisi anche nella versione, come possiamo dire, moderata, di governo temperato. In Europa la più lucida esperienza è stata sicuramente la teoria Blair. In Italia è stata in parte l'esperienza del governo di centro-sinistra. Forse, finalmente, la smettiamo di vivere sulla pantana che il centro-sinistra ha perso le elezioni contro il centro-destra per colpa che non c'è stata la propria corrispondenza e ci si comincia a interrogare sul fatto che il centro-sinistra ha perso quelle elezioni. Certo anche perché non è stato fatto l'accordo con le condizioni Italia del Valore, ma questo non è stato reso possibile dalle politiche che fanno, e quelle sono fallite. Il governo cosiddetto temperato della globalizzazione. Quello che Luigia, ma mi pare anche Vivere, diceva, insomma, poi noi oggi abbiamo l'accentuazione della faccia liberista spinta, ma sull'introduzione di meccanismi che sono stati attuati dai governi di centro-sinistra. Io su questo non sono mai arrivato a dire che uguali sono centro-destra e centro-sinistra, e personalmente, però dico che c'è stato un salto ulteriore di qualità di governo di destra. Questo è un punto, se no noi ci scriveremo perché grandi masse di cittadini del nostro paese ti chiedono, preoccupatissime, di riuscire a sconfiggere questo governo, di riuscire a mandarlo a casa. Ma altrimenti solo qualche anno fa il voto e il voto non solo nei settori ambienti, ma nei settori popolari, pensionati, lavoro dipendente, settori che una svolta storicamente hanno il blocco sociale della sinistra, diciamo così, ma non solamente la sinistra pure di più, in tutte le sue facce, nel settore del lavoro intellettuale. Continua a essere il primo partito tra gli insegnanti, tra certi settori di lavoro tecnico, intellettuale e così via. Se io guardo la città dove sono io, guardiamo il voto delle periferie, andiamo nei quartieri popolari delle periferie, pensionati, lavoro dipendente, così via, sono tutte forti tanto, non è degli esseri, nel fondo del cuore quando lo va. Allora c'è questo surplus di gravità di quello che sto facendo, quindi io non sottovaluterei l'attacco alla Costituzione, lo risdoganamento di Mussolini e così via, non sono solo palizzanate. Anche qui la durezza dei vincoli della politica mondiale che costringono a esasperare la politica liberista, evidentemente si cerca poi di spostare su un altro terreno, no? Lo scontro, l'anticomunismo e così via. Però guardate bene, è fallita, talmente fallita l'ipotesi che io chiamo di tipo moderato, che io la misuro proprio sulla vicenda delle pensioni. Cioè in Italia il governo Berlusconi ha giocato una carta di convergenza e di sviluppo di un partner corporativo, portandolo al massimo della forza. Già la concertazione era, diciamo, una sorta di partner corporativo, no? Come modello. Berlusconi esaspera questa cosa con una logica: rompere il fronte di lotta dei lavoratori, rompere l'unità sindacale e fare l'accordo separato con CGIL e UIL. Oggi, di fronte a quella linea che era stata scelta coscientemente, l'isolamento della CGIL, il perseguimento di tutte le forme di sindacalismo conflittuale, cioè tutti questi, prima era solo il sindacalismo cosiddetto di base, a questo adesso si è aggiunta la CGIL del suo insieme, che era riottosa a quel modello, che andavano isolati, sconfitti, battuti. Perché Berlusconi sceglie a un certo punto di rompere anche questo, cioè di fare un altro salto in avanti e a questo punto buttare a mare anche il CGIL, perché questa l'operazione che è stata fatta è questa, perché i vincoli dei dati economici generali e interni del paese non gli danno più nessun margine di mediazione. In questa vicenda, adesso con questa finanziaria, se voi la guardate, o va a intaccare degli interessi sociali di classe, si sarebbe detto, che sono i ceti suoi privilegiati, permesso di fare condono fiscale, fa quelle robe lì,
dove cazzo mi va a prendere i soldi per tenere in piedi un minimo di operazione? L'unico posto è andare a tagliare le pensioni. Non è che lo fa perché è sulla terra di questi vincoli sceglie anche di rompere quel patto neocorporativo che stava che aveva costruito nella fase precedente con CIT e UIL. Allora, io che sono stato per lunghi anni sindacalista della CGIL e guardate bene che si è sempre speso per una battaglia anche abbastanza dura nei confronti di CIT e UIL, io dico che oggi non bisogna scordarsi il passato, ma capire che si apre una fase nuova in cui dobbiamo riuscire a rispostare anche quelle organizzazioni per favorire un'unità più ampia dei lavoratori su un terreno di lotta più avanzato, partendo dalle pensioni, ma come giustamente diceva lui, dalle pensioni non c'è solo l'inizio, perché poi si tratta di affrontare la questione del salario, la questione dei diritti termini generali, la democrazia, le cose che lo sanno diceva che io condivido tutte. Siamo favoriti dal fatto che c'è stata una crescita dei movimenti di lotta della società su vari terreni, no? Il movimento no global è stato quello che ha aperto in qualche modo gli spazi a tutti. E da lì si sono sviluppati una serie di movimenti autonomamente rispetto al movimento no global, ha ripreso la lotta dei lavoratori, ha ripreso un movimento sulla giustizia, la democrazia, le istituzioni, cioè si è articolato. Punto finale del mio ragionamento. Perché tutto questo ragionamento? Perché? Cari compagni, che la mia opinione è che però il movimento della lotta sociale è indispensabile, ma da solo non ce la fa. E questo è il modo politico. Io non penso che il centro-sinistra sia cambiato, penso che ci siano delle contraddizioni aperte, penso che una forte petto però di quello che era il centro-sinistra di qualche anno fa non è più così. Non che è cambiato D'Alema, come ci sta per capire, la personalità, ma per farmi capire, non mi piace la politica personalizzata. Dico per dire che due terzi dell'elettorato dell'Ulivo è andato a votare sì, e a votare al referendum. Che il Movimento per la Pace e il Movimento di Lotta contro la Globalizzazione a Genova vedeva la CGIL che non c'era, Firenze vede nel fondo europeo la partecipazione a pieno titolo di tanto la pioggia era già dentro Genova, non sto mica dicendo la pioggia c'era, ma la CGL messo insieme non c'era. Quindi guardate quante cose sono cambiate. Il centro-sinistra non è più un monoblocco tutto unito su una politica, no, che era quella del governo temperato delle politiche liberiste. Oggi ha un'articolazione in un fronte molto complesso, diciamo, di posizione. In più, anche sul terreno politico, questo